Allora, intanto vi ringrazio e continuiamo a fare questi appuntamenti come Lab Sud e dopo Rilancio Italia. Dopo il primo interesse generale sul ruolo della sanità pubblica e la riscoperta anche del pubblico, questa dimensione sembra un po' scomparsa dell'agenda del governo. E quindi volevamo fare un po' il punto con voi, con gli operatori che sul campo vivete quella condizione di prima linea che appunto come pubblico siamo chiamati ad affrontare, soprattutto vedere quali sono le possibilità, le necessità di un territorio come il Meridione che anche questa volta è chiamato a una prova di pazienza, perché si parla ancora di trasferimenti di risorse da sud a nord, che è esattamente il contrario di quello che servirebbe. Per iniziare, diciamo, la chiacchierata tra di noi, do subito la parola a Loredana Marino, che poi spiegherà un po' il senso di questo appuntamento e vi presenterà man mano. Chiedendovi di interloquire. Loredana, a te la parola. Ciao, buonasera a tutte e tutti. Saluto Rosa, Franco, saluto Natale, Fulvio e Franco Ingrilli che stasera sostituirà Renato Costa proprio per un problema relativo alla sanità in Sicilia. Stasera parliamo per la prima volta in questa fase 2 di quella che è la questione sanità. Senza dimenticare però quello che è stato il nostro percorso durante la fase 1, fatto con Trasform e LEFT come laboratorio del Sud. Molti dei nostri ospiti, come altri che stasera non sono con noi, sono stati intervistati proprio per fare il punto del problema della sanità in fase 1, con un occhio particolarmente rivolto a quelle che erano le regioni del Sud. Possiamo dire stasera, anche facendo, come dire, un bilancio di quella che è stata la fase 1 e tutto quello che è scaturito da quella fase 1, che penso che oggi questo paese sia molto più consapevole di qualche mese fa del grave livello di corruzione nel sistema sanitario, nelle strutture sanitarie, un sistema di corruzione che non appartiene solo al sud di questo paese, ma anche al nord. Una corruzione, oggi si parlava della corruzione di alcune strutture in Piemonte, della corruzione in Campania che ha portato lo scioglimento dell'ASL Napoli 2. Dopodiché la fase 1 ci ha consegnato anche sciagurate vicende all'interno delle strutture, le cosiddette RSA, come vicende in rete ospedaliera, come è capitato a Siracusa, dove gli stessi ospedali sono diventati luogo di diffusione del contagio. Inoltre, contagi aumentati sempre a causa anche della cattiva gestione, basta vedere in Campania, nella provincia di Salerno, vi è stata diffusione e morti a causa di trasferimenti di malati Covid dalle strutture pubbliche alle strutture private. Chiaramente col Covid è venuta fuori la piaga dello smantellamento del sistema sanitario nazionale, con esso la piaga dell'abbandono della medicina territoriale e quindi anche quello che è stato l'abbandono vero e proprio di quelli che potremmo definire pazienti ordinari, di tutto quello che è stato anche l'abbandono da parte delle ASL della medicina territoriale e quindi anche delle forme appunto territoriali di prevenzione. Stasera chiaramente noi vorremmo aprire una riflessione perché questo è quello che noi abbiamo potuto toccare con mano da nord a sud, i vari modelli, il modello lombardo che frana, il modello veneto che in qualche maniera mantiene perché il Veneto ha avuto l'intelligenza di affidare ad un dottore
come crisanti l'idea stessa di come affrontare l'emergenza. Aprire una riflessione qui ora stasera per ricostruire un'idea di rilancio della sanità pubblica. All'interno del Rilancio Italia tanto manca ancora. All'interno di una nostra riflessione invece tanto abbiamo da dire, ma soprattutto senza entrare in polemica, ma semplicemente ribadendo quanto abbiamo detto sinora, la risposta a quello che è stato non può essere l'autonomia differenziata, perché proprio il modello lombardo che citavo prima è il modello di quello che potrebbe essere ed è scritto nelle bozze di richiesta di autonomia delle regioni Veneto, Emilia e Lombardia, quello che potrebbe essere il modello sanitario. Quindi avere una economia sanitaria che non risponda alla salute, alla tutela, alla cura delle persone, ma alle privatizzazioni e alle mercificazioni. Quello che potrebbe essere la sanità, appunto attraverso l'autonomia differenziata, non è quello che forse sarà, è quello che è già avvenuto. Questa non è una suggestione, è la realtà. La suggestione la dobbiamo costruire noi, guardando nuovi orizzonti, cercando di intervenire in questa crisi, in questa rottura di questo sistema, ribadendo la centralità del sistema sanitario nazionale e l'idea stessa che in Italia l'unico piano sanitario che può difendere la salute di tutte e tutti passa attraverso le strutture pubbliche. Con questo, Roberto, se vuoi, do la parola ai nostri ospiti. Io inizierei con Fulvio Picoco perché lui ci ha posto di fronte nella nostra task force chat dei medici un problema relativamente ad altre strutture che non vengono mai citate e sono le case di cura per malati mentali. Lui lavora in una di queste case di cura in Puglia, a Brindisi, e chiaramente Fulvio, da professionista, da psichiatra, affronta quello che è il problema di queste realtà. E a Fulvio chiedo appunto di fare un excursus veloce della fase 2, quale problematiche, fase 1, quale problematiche si stanno affrontando in questa fase 2 e cosa, proprio per ragionare nella prospettiva, Fulvio, insieme ad altri medici, pensa di poter dare come risposta per porre fine a questa sciagura dello smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale. Ok, saluto tutti, ciao. Certamente, dal punto di vista, diciamo così, dello psichiatra, la fase 1 del Covid ha messo veramente in evidenza tutte le criticità che ci sono nel sistema sanitario pubblico, in particolare il sistema che si deve occupare delle patologie mentali, psichiatriche, ma direi di tutte le patologie della disabilità o delle dipendenze, eccetera. E io lavoro sono andato in pensione, no? Io lavoravo in un reparto, ero il direttore dell'SPDC di San Pietro, ora sto lavorando in due strutture riabilitative psichiatriche che si chiamano CRAP. Quindi strutture ad elevata intensità assistenziale, dove ci sono persone con patologie psichiatriche croniche gravi e noi lavoriamo per tentare di recuperare parti sane di queste persone. Da 3 mesi sono chiuse praticamente perché sia le direttive, sia le norme, i DPCM, eccetera, tutti quanti imponevano una enorme cautela rispetto alla possibilità di che qualcheduno si potesse infettare, quindi propagare poi l'infezione all'interno della struttura sarebbe stata effettivamente una cosa gravissima perché non siamo in grado di gestire eventuali casi sospetti o positivi, anche se asintomatici. Il problema è che c'è stata l'impossibilità, ad esempio, di
fare andare i pazienti a casa oppure di far entrare i pazienti nelle strutture oppure fino a poco tempo fa di farli uscire anche per una passeggiatina per prendere aria. Quindi sono state persone molto molto attente, brave, ci hanno dato una mano, non sono usciti. Ora però veramente è diventato un problema serio, perché dopo tanto tempo le persone, anche vedendo quello che accade, diciamo, fuori dalla struttura, perché è come se c'è una frattura, no? Struttura è fuori, e veramente rischiamo di riesumare modelli proprio manicomiali dentro la struttura e fuori, e vedono quello che sta accadendo fuori, la fase 2, la fase 3 che ci sarà, e veramente c'è una grande sofferenza. E queste persone pagano, insieme anche agli operatori, devo dire, le inefficienze del sistema. Mancano direttive chiare, mancano le misure di prevenzione. Nessuno ha fatto tamponi, nemmeno test sierologici, né pazienti né operatori. Siamo lasciati soli, ognuno si sta regolando secondo buon senso, secondo quello che può fare, ma prendendosi delle responsabilità che invece dovrebbero prendersi le istituzioni, il governo, la regione. Tanto per dire, l'ultimo DPCM all'articolo 9 diceva chiaramente che era demandato alla regione, le regioni erano demandate le direttive per disciplinare la fase 2. Ok, la regione Puglia non ha fatto alcunché a tutt'oggi. E naturalmente i pazienti chiedono: ma si è dato via libera alle persone che vengono dalla Lombardia? Perché mai noi dovremmo continuare a stare dentro? E questo è un grave problema, ed è un problema organizzativo, ma anche, come devo dire, culturale, politico. Purtroppo si ribadisce tuttora che a nessuno interessano le fasce deboli della popolazione, i nostri utenti, i nostri pazienti. Sembrano essere persone di chissà quale serie e ci troviamo a combattere contro i mulini a vento perché poi nessuno ci dà delle risposte. E questa è la situazione attuale e non so come si potrà andare avanti, fino a quando, insomma, perché capite bene che insomma anche gli operatori si devono prendere delle responsabilità grosse in assenza di organizzazione per la prevenzione o per il monitoraggio. Se uno dice ok, vuoi andare a casa, vai a casa, però mai sia succede qualsiasi cosa, un contagio, mai sia, insomma, saranno responsabilità enormi di chi si è preso a cuore diciamo, la situazione degli utenti, delle persone che stanno con noi dentro. E questo è quanto, insomma. Se mi permetti, però, volevo dire qualche cosa sulla autonomia differenziata. Posso? Loredana, posso dire? No, perché? Ah, certo che sì. Ah, no, no, perché è chiaro che l'autonomia differenziata può portare con sé tanti problemi e far aumentare il gap che c'è fra nord e sud attualmente. E che c'era, no? Non è il Covid che l'ha messo in evidenza, c'era su tanti ambiti. Tuttavia, dobbiamo ammettere, dal mio punto di vista, che così come dicevo per la salute mentale, così per tanti altri ambiti della sanità manca nelle nostre regioni la capacità di fare progetti di medio-lungo termine, di organizzare le cose in maniera chiara, di valutare, di fare attenzione
agli sprechi o al malaffare, eccetera. Cioè, voglio dire, sì, no all'autonomia differenziata, ma sì, però al buon governo della sanità nelle nostre regioni, perché se no, voglio dire, la situazione in cui ci troviamo oggi nelle strutture psichiatriche è una situazione che è figlia, diciamo, di una modalità di governare la sanità pubblica in un certo modo, che appunto non ha a che fare poi con l'autonomia differenziata. Ok, volevo solamente dire questo. Ringrazio e passo la parola a Rosa per continuare questo ragionamento e vedere anche dalla Calabria come punto di vista. Prego, Rosa. Buonasera a tutti e a tutte. Io voglio riprendere le considerazioni di Loredana sulla quello che ha svelato il coronavirus, al di là dei deficit, ma anche i sistemi di corruzione. Ed è notizia a questo proposito di questi giorni degli arresti eccellenti in una clinica privata convenzionata molto importante della Calabria, del Tirreno Cosentino, di Belvedere Marittimo, perché i soldi della clinica sono stati utilizzati ad uso personale, ci sono stati dei sequestri milionari. Questo, diciamo, come emblema di quello che succede in questo periodo, come anche in altri momenti. E volevo riprendere anche il discorso dell'autonomia differenziata, dicendo che la sanità differenziata è una realtà che si è sedimentata nel tempo nelle regioni del sud e in Calabria in particolare. E come abbiamo già evidenziato altre volte, voglio ricordare che in Calabria e in Campania i posti letto per 1.000 abitanti sono, il numero dei posti letto per 1.000 abitanti è il più basso d'Italia, così come il numero complessivo sempre per 1.000 abitanti di personale sanitario, medici e paramedici. Mentre il privato accreditato, convenzionato, è diciamo in percentuale molto alta, superiore a quelle di regioni, per esempio come l'Emilia-Romagna, che già, come abbiamo appreso anche nella diretta che c'è stata ieri sera, organizzata sempre da Rifondazione, insomma, è andata anche abbastanza in là. E voglio anche dire che la Calabria, per esempio, ha iniziato la sua programmazione quando l'attacco alla 833 è stato, diciamo, sancito in maniera evidente a livello nazionale con i decreti 502 e 517 del 1992, perché il primo piano sanitario calabrese del 1995, quindi ha riorganizzato quando già sono stati messi in discussione i principi universalistici, quando è stata introdotta l'aziendalizzazione, quando insomma tutto stava già crollando. E così non si era programmato, per esempio, sulla salute mentale, sulla riabilitazione, sulla prevenzione, che sono state storicamente i settori anche più deboli, oltre alle alte specialità, e con la nuova, diciamo, fase della politica italiana nella sanità, è stato ancora più difficile. A questo poi naturalmente aggiungiamo i mali locali e l'utilizzo della sanità anche come unica fabbrica capace non solo di dare lavoro in un certo modo, ma anche di costruire carriere personali. Fatti questo quadro, noi dobbiamo dire, lo abbiamo già detto, che siamo stati risparmiati dall'uragano coronavirus e nonostante ragioni che qui naturalmente io non sto ad illustrare, ma che sono molteplici,
E siamo stati risparmiati anche perché, devo dire, il lockdown noi lo abbiamo osservato, forse consapevoli delle deficienze del nostro sistema, anche i singoli cittadini hanno osservato molto bene le misure di restrizione. E nonostante questo, anche in Calabria hanno pagato le persone fragili. Qui voglio ricordare Chiaravalle, voglio ricordare Torano, cioè due RSA dove il numero degli infetti è stato molto elevato e soprattutto il numero degli ammalati e delle persone decedute, con responsabilità dei gestori, della regione e di tutto un sistema che naturalmente individua in queste strutture delle nuove strutture di reclusione. Non ci sono più i manicomi, il compagno prima lo evidenziava, ma le residenze, si tratti di anziani malati non autosufficienti, disabili, malati di mente, spesso sono non solo i luoghi dell'emarginazione ma anche luoghi dove c'è scarsissimo controllo anche delle misure più elementari di relazioni e sanitarie, e dove spesso accadono anche molti problemi che oggi sono stati svelati dal coronavirus, ma che in altri momenti noi abbiamo avuto tante altre strutture che sono state messe in evidenza per i problemi che hanno determinato per i loro ospiti. E in tutto questo, al di là della proliferazione di ordinanze che la nostra governatrice, la nostra presidente di giunta regionale ha elargito a piene mani, anche con grande protagonismo e con grande tempestività, però di fatto non sono stati affrontati i problemi più urgenti. Sono passate sotto silenzio per tutta la fase del lockdown i problemi ordinari, però nonostante questo, in quella fase le persone che erano malate anche per altre patologie non hanno avuto nessuna possibilità di essere curate. Oggi, che le misure di restrizione che si è aperto tutto, invece c'è un ritardo estremo per il ritorno alla normalità. È notizia di questi giorni che gli ambulatori specialistici non sono assolutamente stati riaperti, quelli all'interno degli ospedali, e guarda caso però è stata riaperta la possibilità dell'attività intramenia. Questa è una grande vergogna, cioè in una regione dove ci sono tutta una serie di carenze, dove le liste d'attesa, i problemi di ogni tipo, si dà la possibilità di riaprire gli ambulatori in intramenia, ma non quelli gli ambulatori pubblici. E quindi io credo che questo la dica lunga sui problemi che noi oggi abbiamo di fronte. E in più non c'è stata nessuna riunione all'interno del Consiglio regionale, per esempio, per far vedere ai cittadini calabresi che ci sono delle linee di indirizzo, che ci si muove secondo un criterio, al di là se regole giuste o sbagliate che siano. Invece quello che si apprende è la nuova trovata sul ponte sullo stretto, oppure cosa di cui non abbiamo certamente bisogno, non ne abbiamo mai avuto bisogno e non ne abbiamo sicuramente bisogno in questo momento, e affrontare il problema, per esempio, dei rifiuti e dell'emergenza rifiuti con nuove ordinanze per riaperture di vecchie e nuove discariche. E poi vedremo come tutto questo ha anche a che fare con l'emergenza di cui parliamo. E quindi io penso che noi abbiamo dei problemi molto, ma molto delicati da affrontare.
E noi abbiamo soprattutto una medicina territoriale che era stata già costruita con grandi difficoltà e a macchia di leopardo, non diffusa sul territorio. Penso per esempio all'assistenza domiciliare integrata, che non è presente in tutte le ASL in maniera diciamo efficace ed efficiente, e penso ai servizi di prevenzione, alla medicina per l'ambiente, e tutte queste strutture già carenti. Penso anche alla modalità di relazione delle aziende sanitarie con i medici di base, una relazione spesso completamente assente, e professionisti questi lasciati molto a se stessi. E quindi io credo che oggi noi dobbiamo ragionare su che cosa chiedere per nei prossimi mesi, anche alla luce non solo delle conoscenze che già avevamo dei nostri sistemi sanitari e delle condizioni strutturali dei nostri territori, ma dell'esperienza lasciata in eredità dal coronavirus. Qui si parla ancora una volta di costruire per esempio nuovi ospedali. Io penso che noi non abbiamo bisogno di nuovi ospedali, parlo almeno per la Calabria, ma abbiamo bisogno che negli ospedali, soprattutto nei grossi ospedali, che i famosi hub, ci siano tutte le specialità necessarie, e che siano concentrati in maniera tale da avere un'utenza capace di poi far funzionare queste strutture a pieno ritmo. Quindi vale per i pazienti Covid, ma vale per tutta una serie di altri pazienti. Mentre invece penso che noi abbiamo bisogno di una riorganizzazione di una rete ospedaliera che è stata completamente smantellata. Penso ai piccoli ospedali, ripristinare i servizi di base in tutti gli ospedali, che oggi sono carenti, dai pronto soccorso alle unità operative di medicina, di chirurgia, di ortopedia. Penso anche che bisogna chiedere con forza di ripensare il rapporto pubblico-privato. Non è possibile che in questa regione, in Calabria, la riabilitazione post-acuzie e la cronicità sia affidata solo al privato accreditato. Se hai una frattura di femore o hai un ictus cerebrale, non c'è nessuna struttura pubblica che sia capace di accogliere pazienti di questo tipo. E non è soltanto un fatto di prevenzione nei confronti anche dei gestori, ma è soprattutto anche non solo il principio, ma la mancanza assoluta di controlli sui requisiti che queste strutture hanno per offrire determinati servizi. Così come penso che noi dobbiamo chiedere con forza che si passi dalle parole ai fatti. Per esempio, sono state istituite le famose USCA, cioè le unità operative, per che sul territorio si dia un supporto di tipo assistenziale, diagnostico e curativo alle persone positive o malate, questo per quanto riguarda il coronavirus. In Calabria ne sono state istituite 32 unità di questo tipo, però ne sono state attivate soltanto 11. Questo per dire, insomma, che sulla carta, noi, così come sulla carta sono stati attivati 80 posti letto, nuovi posti letto di subintensive malattie infettive, di rianimazione, ma allo stato noi non abbiamo reale, diciamo, attuazione di queste di queste decisioni. E io credo che tutto questo si debba fare, finisca con un grande piano di assunzione di personale. Senza il personale
medico-infermieristico non si può fare niente. E voglio ricordare anche che l'età media, almeno nelle strutture ospedaliere, anche ambulatoriali della Calabria, è molto avanzata, è superiore ai 50-55 anni, e io credo che anche questo è un problema di funzionamento delle strutture. Un'ultima cosa, se mi permettete, sulle RSA. Questo vale nel sud, in Calabria, ma in tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo il dovere non solo di denunciare quello che si è consumato in queste strutture, pretendere che vengano gestiti in maniera diversa, che ci siano i controlli, ma io credo che almeno per una forza come la nostra dobbiamo ripensare anche l'assistenza e la cura di queste persone, perché non è possibile pensare che anche con organizzazioni le più efficienti possibili queste persone possono avere una buona qualità di cure e di assistenza in strutture che hanno 120 posti letto, cioè che sono delle mega strutture in cui non solo le relazioni, cioè è molto difficile la cronicità, seguire le persone affette da patologie croniche non autosufficienti con patologie gravi in strutture grandi che hanno dimensioni che non permettono assolutamente un approccio adeguato. Già i grandi ospedali soffrono di questo problema, figuriamoci strutture che invece sono diverse, dove è importante l'aspetto sanitario, ma è molto importante anche l'aspetto sociale, relazionale, di riabilitazione e soprattutto anche di vita di tutti i giorni, che non può essere garantito. Quindi io penso che noi anche su questo dovremmo avviare una riflessione, e avviare una riflessione su come fare rete anche con tutte quelle realtà associative e di cosa stanno facendo. Ora faccio montare il bottino e le patate. Noi mangiamo. Rosa, non abbiamo perso il collegamento. Non so se c'è. Riusciamo a ripristinarlo, se no chiedo a Loredana di passare al prossimo invitato. Francesco Musumeci, che so qua. Ci sono. Ci sei? Sì, mi senti? Ti sentiamo forte e chiaro, ma non abbiamo il video. Sì. Roberto, no, purtroppo io ho un problema con il computer. Mi dispiace. Roberto, scusami Francesco Musumeci, ci faccio presente a tutti che ci ha raggiunto anche Franco Ingrilli da Palermo. Dopo problemi di connessione, oggi c'è un problema di connessione generalizzato. Ringraziamo anche Franco. In attesa che ritorna Rosa, allora la parola a te Musumeci. Intanto, Rosa c'è? Posso? No. Prego, Franco. Allora, intanto io vi ringrazio per quello che avete fatto in questo periodo e il fatto che stiamo continuando questo tipo di discorso. Il mio sarà un intervento un po' diverso, vi dico la verità. Io credo che il problema più grosso che adesso abbiamo da affrontare è la massa enorme di soldi che arriveranno sul settore sanità. Per cui i vari squali si stanno già muovendo su questa cosa. Io credo che uno dei primi scontri che c'è stato su questa storia è stato quello sul problema proprio delle regioni. Io credo che questo scontro e il fatto che il governo abbia demandato alle regioni, abbia ceduto alle regioni il potere di chiudere le attività e di rilevare, è vero che ci hanno dato 21 indicatori, ma sono le regioni che dovrebbero passare questi indicatori come vogliono allo Stato centrale, abbia dato un segnale già molto forte di qual è la volontà e di come lo scontro abbia portato a rimettere in campo, dopo tutto quello che è stato combinato, il discorso del regionalismo.
Io credo che in questo momento vada iniziata una battaglia, una guerra vera e propria su come debbono essere destinati i soldi che pioveranno nel settore sanità. Questo è, secondo me, il dato centrale. Io ho sentito il ministro Speranza parlare di tutti questi miliardi che arrivavano, si parla di 3-4, e mi tremavano i polsi, perché noi conosciamo in effetti come si muovono le dinamiche. I primi dati che ci arrivano sono veramente dati che ci preoccupano, diceva bene la collega prima. Le USCA dovevano essere 8 ogni 50.000 abitanti, ce ne sono solo 500 in tutta Italia. Si parlava della sanità territoriale, oggi già in questo campo, come diciamo noi a Napoli, le lingue si intrecciano, cioè non si riesce più a comprendere veramente dove si vuole andare. E quando è così, noi dobbiamo passare da una funzione che è quella là, nel piccolo, che abbiamo potuto esercitare ognuno nei suoi posti, noi negli ospedali. In provincia di Salerno abbiamo fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda il Covid, nonostante De Luca, ma in altre parti questo non lo abbiamo potuto seguire in maniera chiara. Quindi io credo che adesso lo sforzo debba passare dalla informazione al controllo e alla mobilitazione. È importante questo tipo di fase, perché io vedo una serie di cose che non mi convincono, come per esempio la sottovalutazione dei dati. I dati non sono molto chiari. C'era un bellissimo articolo sull'EFD che parlava di nebbia, e veramente esiste una nebbia. Io voglio solo ricordare che su tutti i lavori che sono stati certificati, quindi parliamo di riviste importanti, di 21 lavori che sono stati certificati, uno solo riguarda la qualità delle persone colpite da Covid e l'indicazione delle provenienze lavorative. E questo ci dice anche come veramente si muove anche il campo della ricerca epidemiologica. E nello stesso momento, l'altra cosa che mi preoccupa è tutta la parte nascosta, diceva benissimo il collega Picoco Fulvio, ecco, nel senso che si nasconde tutto quello che con il Covid si è rimandato. Noi abbiamo qualcosa come 500.000 interventi in arretrato per problemi proprio familiari e di amici. Io ho visto i ritardi che ci sono in effetti per quanto riguarda i pazienti con patologie tumorali, e noi non avremo il dato di quella mortalità, che è una mortalità che si spalmerà nel tempo, per cui abbiamo in effetti da fare una lotta per quanto riguarda il discorso del controllo all'interno delle fabbriche. Io penso che sia giunto il momento, come prevedeva la vecchia riforma sanitaria, che non solo le malattie professionali passino dalle INAIL alle ASL, ma che anche il medico competente non sia più convenzionato, non sia in effetti pagato dal produttore, ma dovrebbe essere convenzionato con il sistema sanitario nazionale, perché se no, quale tipo di garanzia hanno i lavoratori di avere un giusto inquadramento nosologico? Ma tutte queste cose ci portano a un impegno molto forte di costruzione di un ragionamento, che è un ragionamento certo anche in chiave meridionalista, perché il furto che stiamo per subire, e io credo che questa cosa la faranno, ci porta pure a un discorso però generalista sulla questione della sanità in Italia. Io penso che è venuto il momento di passare proprio alla fase successiva. I soldi come saranno spesi? Io credo che la questione in effetti degli ospedali, lo stiamo dicendo da tempo, ci hanno massacrati. Io ricordo semplicemente che siamo passati da 531.000 posti letto a 191.000.
Il ministro parlava di 5.000 posti per quanto riguarda le rianimazioni, in effetti erano 4.600 i dati reali, i dati li ho presi a Forlì, quindi non c'è sta una questione quindi all'oncologico di Forlì, quindi sono dati certi, poi sono stati aumentati, li dovrebbero ancora aumentare. Il rapporto in effetti con quello che io chiamo sanità privata convenzionata, perché l'altro tarlo è chissà che, anche quello in effetti deve essere controllato. Quindi abbiamo un campo davanti a noi che è incredibile. Però va messo in campo adesso una proposta. Io sulla questione degli ospedali dico che l'ospedale è, come diceva la vecchia riforma, nell'ospedale ci si arriva solamente per i casi gravi. Noi abbiamo bisogno di ospedali territoriali, in cui in effetti la figura del distretto non abbia una funzione di controllo, ma la funzione di costruzione di un rapporto tra medici di base, medici del territorio, gli USCA, eccetera, 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 con la struttura poliambulatoriale, le aperture finalmente delle case del parto anche in Italia meridionale, perché non si riesce a capire perché le case del parto debbano arrivare nel Lazio e dal meridione in più noi non sappiamo neanche che cosa sono. Allora tutto questo significa che l'impegno economico forte deve essere diffuso sul territorio, perché noi non vogliamo che le persone arrivino in ospedale. Il nostro discorso è la prevenzione. Quindi un atto di controllo molto forte. E voi avete fatto un lavoro eccezionale, perché ci avete messo in contatto con una serie di realtà che noi forse ce li incontravamo con i colleghi nei congressi, nei convegni. Oggi c'è stata la possibilità, dato le intelligenze che voi avete chiamato anche ad essere presenti, di mettere in piedi tra le varie regioni un ragionamento complessivo che porti ad un piano serio nostro che venga effettivamente da sinistra. Perché io le volontà che leggo in questo governo mi fanno preoccupare molto. Quando io sento che la televisione che continua a fare fumo, la nebbia, e ci fa sentire grandi colleghi collegati a Big Pharma o altri, ma non per complottismo, perché c'è sta un tesoretto da dividere, questa cosa mi preoccupa molto. Noi nel meridione abbiamo avuto un terremoto, 50.000 miliardi, e su quelli è nata la camorra, sono nate in effetti le forze che hanno portato questo meridione a rialzarsi con molta lentezza. Siamo usciti da quella palta con molte difficoltà. Io penso che l'operazione di distruzione del sistema, del nostro bellissimo sistema sanitario nazionale, non è finita qui. Vi devo dare atto veramente del lavoro eccezionale che avete fatto e della conoscenza con altri colleghi che mi ha arricchito enormemente. Vi ringrazio. Grazie a te Franco, e do quindi la parola adesso all'ultimo dei nostri ospiti, Franco Ingrilli, e poi chiaramente Natale farà un po' il punto di dove siamo arrivati. Prego Franco. Salve a tutti e scusate diciamo per il ritardo, ma vi seguivo nella diretta Facebook. No, sì, l'ultimo intervento, diciamo, che ha centrato, intanto siete bravi, stati bravi, i complimenti ve li facciamo tutti perché siete riusciti a metterci in relazione, cosa che è veramente complicato di questi tempi, per ragionare assieme su una serie di temi che sono critici. Il problema, io ribadisco poche cose, ma che credo siano centrali. Il problema dei soldi sarà fondamentale, perché quel poco di esperienza che noi abbiamo qua, che io ho ad esempio nella mia azienda, questi stanno pensando di fare a Palermo, tra l'altro nell'azienda ospedale dove lavoro io, un polo infettivologico, cioè quindi uno Spallanzani di Palermo, e ovviamente utilizzando fondi che vengono dalla protezione civile, quindi utilizzando fondi
con criteri, diciamo, di erogazione molto rapidi. Questi pensano di fare il lavoro di riconversione di un ospedale in 5 mesi, cioè entro l'anno loro dicono di attivare l'ospedale, il polo infettivologico a Palermo, utilizzando ditte con affidamento privato, facendole lavorare H24 7 giorni su 7, la settimana. Quindi immaginate cosa c'è dietro da questo punto di vista. Io credo che avremo, è lo stesso meccanismo, perché il problema che diciamo tutti è questo, che è vero, hanno distrutto la sanità, i compagni l'hanno detto, negli ospedali, diciamo, alla media è più di 50 anni, cioè nel mio reparto, io faccio il cardiologo, nel mio reparto siamo 17, di questi 17, 8 sono a tempo determinato assunti negli ultimi 5-6 mesi. Tutti gli altri siamo tutti vecchi ospedalieri che siano là a tirare la carretta. Ma per dirvi che in questo momento il problema del reclutamento del personale è dirimente. Quello che loro pensano di fare nella costruzione del territorio, altro che USCA, cioè questi pensano di affidare al privato anche la gestione territoriale, perché il problema è esattamente questo. Il problema è che se tu pensi di costruire il territorio con un personale dipendente, con i tempi che noi abbiamo nella costruzione e nel reclutamento del personale, è evidente che non ci stanno. Io lo vedo da noi, diciamo, con il reclutamento del nostro personale. Quindi l'idea che si stanno, almeno qua in Sicilia, è di anche questo affidarla ai privati, come hanno affidato e continuano a affidare ai privati la riabilitazione. Quindi il problema è che c'è un flusso di denaro, un flusso imponente, che ovviamente verrà convogliato attraverso i soliti meccanismi clientelari. Guardate che quello... Allora, vi rammento quello che è successo da noi a Palermo, che hanno mandato agli arresti domiciliari l'ex direttore generale dell'ASP di Palermo, che è una delle ASP più grandi d'Italia, attualmente responsabile dell'emergenza Covid, nominato dall'assessore regionale alla sanità come responsabile regionale per l'emergenza Covid, e agli arresti domiciliari. Ma questo ex direttore generale, noi ce lo ricordiamo bene, perché era il braccio destro di Lumia, e sappiamo, c'è l'onorevole deputato del PG, del PD, longa manus dell'ex presidente della regione Crocetta, che aveva una stanza accanto alla presidenza della regione. Quindi no, questo per dirvi che questo è un sistema, cioè il sistema della sanità è un sistema costruito per gestire i flussi finanziari che arrivano. Intervenire su questo è non solo strategico, ma ovviamente molto complicato, perché questi, diciamo, non è episodio, cioè l'episodico è chi è trasparente e chi è corretto, quella è un'anomalia. Cioè il mainstream della sanità, io dico siciliana, ma lombarda, campana, il mainstream è che questo è un sistema che gestisce i flussi finanziari che servono a finanziare altro, la politica, le persone e quant'altro. Vi dico una cosa che a me ha fatto su questo Candela, che è una chicca, perché con Renato andavamo da Candela insieme a Peppino Di Nello, che tutti noi conosciamo, esponente storico del pool antimafia, perché è presidente di una nostra associazione con cui lavoriamo con i migranti, perché doveva dare uno spazio in via La Loggia, che è l'ex ospedale psichiatrico di Palermo. Insomma, Renato presenta Peppino Di Nello all'ex direttore, ad Antonino Candela, il quale, diciamo, non aveva idea chi fosse Peppino Di Nello, cioè non aveva, cioè, l'ha presentato e gli ha dovuto dire chi fosse, non solo, ma si vantava con Peppino Di Nello che lui era esponente antimafia e che da 2 anni camminava con la scorta, cioè che era, per dirvi, diciamo, i personaggi con cui noi andiamo a lavorare. Quindi
Io avrei anche una, cioè, noi abbiamo messo in piedi un ambulatorio popolare a Palermo che ci sta dando molte soddisfazioni. Ora non dico sull'onda di Siriza, perché di costruire una rete solidale che possa intervenire nella anche erogazione dei servizi, perché come CGL Medici noi abbiamo attrezzato questo ambulatorio, l'abbiamo costruito, ci lavoriamo con un sacco di specialisti e quant'altro. Questo è stato contagioso perché ci sono anche altre realtà che pensano di intervenire nella costruzione di reti solidali sanitarie che possono dare risposte in un momento delicato. Ora io capisco che, tra l'altro con il compagno Fierro di Napoli ci siamo di Medicina Democratica, ci siamo lungamente confrontati sul fatto se era giusto o meno puntare sul servizio pubblico oppure su reti, diciamo, che potessero affiancare il servizio nell'erogazione di questi presidi sanitari. Però compagni, io credo che ci siano dei momenti storici in cui noi è chiaro che siamo per il servizio pubblico, è chiaro, noi vogliamo potenziare il servizio pubblico, ma compagni è anche chiaro che questi che gestiscono il servizio pubblico, cioè, faranno tutto il contrario. Allora noi non so qual è la nostra capacità di interferenza, di intervenire, cioè di costruzione di un barrage che possa, diciamo, rastremare, cioè ridurre questo tipo di operazioni, però la vedo molto complicato, se non la costruzione di un sistema di reti solidali che possa essere, perché possa costruire una massa critica che possa rifondare, cioè il servizio sanitario nazionale, non ce lo scordiamo, è stato frutto di una battaglia ventennale, di un movimento di lotta per la salute, non ci scordiamo Medicina Democratica, Maccacaro, la stessa FIOM, Castellanza e quant'altro, cioè il frutto di questo percorso. O noi riusciamo a costruire questo, di nuovo, questo percorso, questo movimento che dal basso, una rete solidale, possa fungere, diciamo, da stimolo, da costruzione di un percorso di lotta che modifichi questo tipo di politiche sanitarie, altrimenti la vedo molto dura. Compagni, lo stesso ministro della Sanità che sta operando decentemente e quant'altro, ma vi ricordo che la sanità è su base regionale, poi nella derubricazione, cioè in alto ci sono 21 sistemi regionali che funzionano in maniera totalmente diversa dalla Calabria alla Sicilia, alla Lombardia, all'Emilia Romagna, e ognuno si cuoce il servizio sanitario regionale come vuole, il che vuol dire che quando noi parliamo della Sicilia parliamo di chi in questo momento utilizza per l'appunto fondi in deroga della protezione civile e questo immagino anche attraverso un meccanismo nazionale, perché Speranza lo sa, no? Che stanno utilizzando questi fondi con questo sistema per la costruzione di un polo infettivologico con questi criteri, e saprà pure anche che c'è la volontà di costruire una rete territoriale di tipo privato da questo punto di vista, e quindi di costruzione di un sistema che non punti sul pubblico, perché il pubblico è, tra l'altro, ha dei meccanismi, diciamo, molto lenti di erogazione e di formulazione. Cioè il pubblico, se non ci siamo noi, cioè se non c'è dietro il movimento, se non c'è dietro una struttura sociale potente che lo possa, diciamo, supportare, che possa supportare le idee, che possa supportare la costruzione di servizi sanitari pubblici e adeguati, e avremo, credo, delle difficoltà. E quindi ora io sono d'accordo con l'ultimo, con il compagno che interveniva sui flussi. Io credo che quello ovviamente sia, cioè, il controllo dei flussi finanziari di intervento sia molto complicato, però è chiaro che è quello. Però io amo molto di più l'idea di fare l'uno e l'altro, di fare questo e di costruire dal basso un sistema di reti solidali che ci possa vedere in prima linea nella ricostruzione di un movimento di lotta per la salute.
noi lo stiamo facendo qua, io sono della CGIL Medici e quindi utilizzo anche gli spazi con Renato Costa da questo punto di vista, e cerchiamo, come dire, di essere attivi così sul territorio. Per adesso mi taccio, vi do la linea. Grazie. Anch'io penso che il frutto, diciamo, della sanità pubblica è il frutto di una stagione di grande mobilitazione democratica, e penso anche che mai come oggi il modello imprenditoriale, il modello del privato sia messo in crisi nell'opinione pubblica. Le grandi manifestazioni di solidarietà agli infermieri, ai nuovi eroi, ai medici e a chi interveniva negli ospedali rappresenta un cambiamento, una possibile svolta nell'opinione pubblica. Io credo che noi si debba e si possa organizzare questa opinione pubblica. Penso che voi siete le figure più rappresentative di quell'impegno democratico per il cambio dello stato di cose nella sanità, che più legittimate a fare questa campagna. Credo che se ci fosse da parte vostra la capacità di mobilitare non soltanto gli operatori sociali, a quel punto gli operatori sanitari, a quel punto anche masse di opinione pubblica sarebbero coinvolti dalla vostra mobilitazione. Però questo è un augurio che mi faccio, che faccio a tutti noi, per poter cambiare le cose, per controllare appunto che questa epidemia poi dopo non si trasformi nel peggioramento delle condizioni di vita e di salute. C'è il rischio concreto. Esattamente. Do la parola a Natale per la conclusione. Sì, grazie Roberto e buonasera a tutte e a tutti. Devo dire che anche questa sera gli interventi sono stati come sempre molto interessanti e cercherò, voglio dire, gli argomenti sono tanti, ma cercherò in estrema sintesi di toccare anche alcune cose che ho sentito e poi anche di fornire una piccola eventuale così suggerimento di soluzione alternativa che si può già programmare soprattutto a partire dai comuni. Allora è chiaro che intanto bisogna analizzare le cause del collasso che c'è stato, abbiamo assistito in alcune regioni, questo sicuramente deriva dal definanziamento del sistema sanitario nazionale. Secondo la Fondazione Gimbe praticamente è stato definanziato per 37 miliardi solo tra il 2011 e il 2017. Cioè siamo risultati ultimi in Europa, quindi abbiamo anche questo record. E indubitabilmente la privatizzazione in atto, abbiamo visto proprio a partire dalla regione Lombardia, che oltretutto è quella che non è stata più colpita. E causa prima il regionalismo, abbiamo visto che anche il Veneto e l'Emilia Romagna si sono posti, come sappiamo, come abbiamo analizzato in realtà più volte in queste trasmissioni, diciamo così, all'inseguimento della Lombardia. Abbiamo visto anche per rifarmi a un intervento che ho sentito di critica verso questo governo, Zaia e Bonaccini proprio ieri, che sulla proposta di Conte, che nella conferenza stampa di 44 minuti ha dedicato ben 2 minuti al Sud, soltanto perché una giornalista del quotidiano del Sud gli ha posto la domanda specifica, altrimenti il tempo sarebbe stato zero, ha parlato di fiscalità di vantaggio, quindi Zaia si è subito premurato di dirgli che va bene la fiscalità di vantaggio per alcuni territori, se ovviamente si parla di autonomia per tutti. Quindi la palla al balzo è stata subito colta. Evito di entrare sul discorso del ponte sullo stretto per decenza, perché insomma veramente mi sembra un'idea vecchia che viene sempre tirata fuori per dare un contentino, per parlare di Sud e quant'altro. Devo dire anche, visto che si parlava, io per primo critico ovviamente i politici del Sud, soprattutto alcuni, a dire la verità, non tutti, però bisogna anche dire le cose come stanno, cioè secondo l'Eurispes dal 2000 al 2017
il sud è stato, il sud sono stati sottratti risorse per 840 miliardi rispetto alla popolazione, 34%, per spostarle al nord. Stesso discorso per quanto riguarda questo decreto legge rilancio che, come sappiamo, tende a spostare quelli che sono i fondi di coesione su input europeo da sud a nord. Allora è vero che siamo nella stessa nazione, dovremmo avere, secondo il dettato costituzionale, gli stessi diritti, ma purtroppo, soprattutto in campo sanitario, per non entrare nel campo dell'emigrazione sanitaria, però soprattutto in campo sanitario, abbiamo il sistema a due velocità, come poi in realtà su tutto il resto, grazie al sistema delle quote capitarie. Quindi questo spostamento fa sì, per rimanere alla regione Calabria, che lo Stato spende 2.054 euro pro capite, come esempio, per ogni cittadino ligure e solo 1.748 per ogni cittadino calabrese. Quindi questa è una di quelle cose che sicuramente andrebbero un attimo messe a posto, parlando di regionalismo, perché questo ovviamente non è sicuramente più tollerabile. C'è stato un abbandono del Servizio Sanitario Nazionale e della legge 833 del 78. Voglio poi ricordare anche che, come ci ha informato 3 settimane fa il Sole 24 Ore, quindi non un periodico di sinistra, vuol dire che il Servizio Sanitario Nazionale non esiste più nei fatti, non esiste perché il governo ha abdicato su tutto quanto a favore delle regioni, gestione e monitoraggio sono stati affidati ai 20, 21 diciamo, servizi regionali che decideranno in totale autonomia. Quindi l'Italia per la sanità ha cambiato forma diventando un paese federale per decreto addirittura. Quindi anche su questo, sempre questo era un intervento, se non ricordo male, della Fondazione Gimbe. Poi bisognerebbe entrare nel quello che stiamo assistendo, cioè l'apertura indiscriminata delle frontiere tra le varie regioni. È chiaro che, ad esempio, se noi guardiamo la Spagna, che ha delle situazioni diverse tra le regioni, un po' come l'Italia, questo non ha seguito questa strada, ha seguito una strada che vediamo anche i virologi, la quasi totalità, che dicono che bisognava agire con molta più prudenza. La Spagna ha seguito questo, non si capisce perché l'Italia abbia dovuto aprire indiscriminatamente tutto, o meglio, si capisce benissimo, però anche qua, voglio dire, il sud sicuramente potrebbe, speriamo di no, soffrire delle conseguenze non molto piacevoli. Poi c'è stato il problema degli immigrati, prima fatti fuggire l'8 di marzo, ricorderete la fuga di notizie, per cui la grande fuga dalla Lombardia, poi sono stati respinti a sud, voglio dire, poi sono stati respinti a nord, cioè anche queste situazioni drammatiche andrebbero un attimo analizzate, persone poi in parte sicuramente anche precari, studenti, persone che si trovavano al nord per assistere i malati in base anche appunto a questo discorso dell'immigrazione sanitaria, che si sono trovati bloccati, spese relative, soldi che da parte del governo stanziati a parole ma poi che non arrivavano nei fatti. Insomma, è una situazione veramente drammatica in un quadro in cui la povertà si sta sicuramente acuendo e che era già praticamente molto elevata soprattutto nelle nostre aree del mezzogiorno e che fa presupporre un autunno, se non caldo, torrido, molto probabilmente. A parte tutto questo scenario qua, cioè, si innesta poi un altro problema, quello dei comuni. I comuni, per gestire l'emergenza sanitaria, hanno ceduto ogni potere allo Stato e sicuramente non si aspettavano che il governo sostituisse i sindaci con i presidenti di regione, perché questo è avvenuto. Qua si saltano i comuni che sono già in difficoltà al sud in modo particolare per dissesto, è chiaro che può saltare l'Italia. Il comune di Napoli con De Magistris si è già mosso per tempo già ad aprile. Ho visto anche un'intervista al sindaco di Bari De Caro che sicuramente si mette praticamente su questa stessa scia.
Parlavo di soluzioni, soluzioni potrebbero essere per quanto riguarda i comuni, dove si potrebbe spostare la lotta, visto che quello che sta capitando appunto con il regionalismo che avanza a ve li spiegate, quindi forse bisogna anche pensare a questo. Quindi sospensione del patto di stabilità per i comuni, così come d'altra parte l'Unione Europea ha fatto per gli stati. Approvazione del decreto attuativo convertito in legge 8 del 2020, che prevede l'accollo dei mutui in corso con Cassa Depositi e Prestiti al fine di ridurre drasticamente i tassi di interesse, che oggi sono tra il 4 e il 5%, cioè totalmente fuori mercato. Sarebbe anche da rivendicare mutui a tasso zero per gli investimenti dei comuni di ogni genere, almeno per quanto riguarda il periodo 2020-2021. Annullare tutti i debiti dei comuni dovuti ai derivati, apertura del fondo di solidarietà per i comuni per garantire le risorse minime necessarie. Poi, andando più nello specifico della sanità, convocare la conferenza territoriale sociale e sanitaria al fine di rivedere il piano attuativo locale, il PAL, con particolare riferimento al rischio biologico, di cui va valutato se l'applicazione è stata fatta regolarmente, in riferimento al decreto legge 8108 per la tutela degli operatori sanitari, verificare la gestione nell'RSA di tutta la provincia, cambiare le priorità degli interventi del settore sanitario, operare per il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale con più investimenti in diagnostica e servizi territoriali, fare proposte di indirizzo per revisione del piano sanitario regionale, cioè spostare la lotta a livello regionale e provinciale, per tentare un attimo di fermare questa deriva che tra l'altro è stata messa molto bene in evidenza dagli intervenuti di questa sera. Bisogna essere un attimo così, usare un po' la fantasia e cercare di opporsi a più livelli, a tutto quello che sta venendo avanti. Per cui, da questo punto di vista, secondo me, sono assolutamente d'accordo, bisogna cercare un attimo di unire le forze per riuscire a contrastare questa deriva che anche questo governo pare intraprendere, sia riguardo alla privatizzazione, perché a parte quella della sanità c'è anche la scuola, che è un tema molto caldo, e quella dell'università, cioè qui ormai tendono a privatizzare tutto e di più questo governo, come il precedente, anzi, non c'è nessun cambiamento sotto nessun punto di vista e tutto procede a grandi passi verso un'Italia che sicuramente personalmente non mi piace, ma credo che qua questa sera non piaccia a nessuno. È un'Italia che va sempre a favore dei soliti noti, dei soliti sistemi di potere, e è un problema anche che bisognerebbe affrontare di lotta di classe. E volevo concludere ricordando che lo Stato spende meno per la salute dei cittadini, come ho detto prima, al sud rispetto al nord. A un pugliese o a un campano non resta quindi che mettere, calabrese, eccetera, non resta quindi che mettere mano al portafoglio, ma avendo le famiglie Cascato sul più bello. E aspetto qualche istante per vedere se riusciamo a si stabilire. ricollega Natale. Altrimenti magari Loredana può concludere. Devo chiamare Natale per sapere come stava concludendo. Sto scherzando, chiaramente. Aspettiamo un attimo, verifichiamo. Sembra congelato. Roberto, io nel frattempo leggevo sulla pagina Facebook di Trasform una serie di commenti di persone che hanno seguito la diretta. Chiaramente ne approfitto per rinnovare l'appuntamento delle nostre dirette del Laboratorio del Sud, la Riscossa del Sud, per venerdì prossimo. Anche perché noi oggi parliamo di sanità, penso che una serie di interventi interessanti portano all'idea. Forse torna Natale. Sì, scusate, ma Eccoci. ovviamente ha colto anche a me questo, stavo concludendo comunque. Vai, vai, Natale, vai.
Stavo dicendo che lo Stato spende meno per la salute dei cittadini, come ho detto prima, al sud rispetto al nord, e quindi non resta altro da fare che mettere la mano al portafoglio. Ma avendo le famiglie meno disponibilità al sud per i motivi economici che sappiamo, anche la spesa privata al sud è ormai ai minimi storici, con la conseguenza inevitabile che il 10% dei residenti al sud ha rinunciato del tutto alle cure. Questo è un dato Istat di prima dell'emergenza, contro la media italiana del 6,5% e del 4% al nord. E ecco perché anche l'aspettativa di vita media al sud si sta riducendo in modo drammatico. Quindi è un problema questo che ovviamente impatta su tanti aspetti ed è veramente drammatico. Io ho finito, grazie. Grazie Natale, abbiamo avuto modo di sentire le tue ultime parole e era un peccato non chiudere il tuo ragionamento. E io, come dice Loredana, vi invito anch'io a seguire le nostre dirette Facebook che facciamo tutti i venerdì a quest'ora, alle 19, e consapevoli che non si fa la rivoluzione con il computer, ma si può costruire rapporti, relazioni, conoscenza e forse anche, speriamo, le basi per una mobilitazione che è quella che serve per poter controllare che le spese che verranno messe in atto siano corrette e che siano soprattutto indirizzate verso un sistema pubblico più efficiente e più efficace. Intanto vi ringrazio ancora, sono sicuro che ci rincontreremo con tutti voi nelle prossime settimane. Grazie e a presto. Ciao Roberto, ciao. Grazie a voi. Ciao. Grazie a tutti. Ciao, Loredana, grazie. Grazie a te, Franco. Ciao. Ciao. Ciao.